Bella a tutti ragazzi, esci qua in questo nuovo video su, non su Cubic Ninja, ma su Nintendo Badge Arcade. Che bel mal di gola. Ok. Accediamo. Download dati aggiornati, scrittura dei dati della SD in corso. Oggi, che dovrebbe essere il 26, sì, dovrebbe essere il 26 ottobre, sì, ottobre, novembre, sono arrivati gli stemmi di Mario Kart 8. A regola. Aggiornamenti scrittura. Oh, guarda chi c'è. Ultimamente ho fatto di quelle corse qui alla sala giochi e ho aggiunto una camionata di gru di Mario Kart 8. I miei stemmi preferiti sono quelli di Toad Meccanico. Questi stemmi si usano ad esempio per attivare Piazzami Street Pass. Adoro decorare il menu home ispirandomi a Mario Kart 8, cioè un tema, quello di Mario Kart 8 che viene mostrato all'inizio. Qui aiuto, può aggiungerci delle mucche per dare un tocco surrealista. Se compi 10 partite oggi ricevi questo tema gratis. Se ho fatto bene i conti, 10 partite costano 2 euro. Vediamo se l'ho messo per bene. Sono di nuovo qua su. Questa è la terza settimana di attività della sala. Sistemiamo bene qua. Perciò darò 3 partite gratis. Perfetto. Allora, mettiamo per bene qua lo schermo. Vabbè, mi era tagliato un pezzettino sotto, eh. Buon divertimento. Allora, vediamo un po'. No, questi sono quelli vecchi. No, questi di Dimonclossi. Sono troppo piccoli comunque. Ah, tutte le macchine, provo poi a prenderlo. Questi col Twomp. What? No, di nuovo Bowser. No, ci sono quelli della... No, c'è questo qui, quello lì che amo tanto. Però guarda, questo c'era già. Questo non l'avevo fatto ancora. Questo, idem. Allora, prova a prendere uno di Mario Kart 8. Prova a prendere questa sfilza qui di macchine. Preso un bel niente, perché ovviamente sono tutte incollate. Va bene. Ah, c'è il caro Bowser qui, quello cattivo. Perché cadono sempre qui? No, io provo a aspettare come sempre questo bel blocchettino che dovrebbe cadere. E la messa a fuoco non esiste in questo. Ok, aspettiamo che cada. Cadi. Cadi giù. Poi è proprio lì. E non cadrà niente. Come sempre. Proviamo di nuovo. Ok, un po' di roba ho preso. Fammo quest'altra che non avevo fatto ancora. Poi, oh, è tutto preso.
praticamente. Non so cosa sia. Ah, fra poco lo stemmaio scoppierà. Dai un'occhiata più tardi. Ho finito le partite. Ho preso un po' di roba. Anzi, sta divertendo. Se vuoi continuare oggi, dovrai pagare, no? Ok. Adesso dobbiamo fare la pratica premi. Poi dovrai personalizzare... 40 stemmi. La messa a fuoco non esiste. Vediamo. Mettiamolo per bene, abbastanza. È abbastanza messo per bene, credo. Vabbè. No, io non volevo andare qua nello stemmario. Volevo andare qua, alla pratica. Messa a fuoco. Ma neanche per sogno, ovviamente. Aspettate, ma no, non posso premere. Ok, questa è macchina, la sfeccia sul menu home con gli stemmi di Mario Kart 8. Proprio in bilico. Cioè in bilico, proprio sulla punta. Non credo che oggi vincerò qualche partita su questo qua. Vedete, cadono tutti. Vedete, non si acchiappano facilmente. Ora cade, eh? No, ok. Uno! Oggi niente partite gratuite dalla macchina premi. Dalla pratica premi, volevo dire. Donkey Kong. 2. Yeah, ho vinto niente. Ah, vabbè, ho vinto. Oh, comunque. Ho avuto 3 partite gratuite. Allora, vediamo un po' in totale cosa ho preso. La mettiamo qui, tanto. Ah, ok. Voilà. Vediamo un po'. Stemmi. Ho preso un po' di... Non vince niente di nuovo. Questa roba qui per metterla al posto di questi blocchi. Mettiamoli subito, visto che sarebbe un livello sotterraneo, quindi. Allora, che poi non sembra sotterraneo perché c'è questo tutto chiaro lo sfondo. 3. Questi, boh, mettiamoli. Qui, ok. Poi lo personalizzerò in un altro modo, perché così. E qui devo aggiungere altra roba, perché vedete, c'è altro spazio. Quindi dovrei spostare tutto. Metterli così. Todd lo metto qua. La cartella software qui.
il cupa qua, poi questo così, i blocchi già usati li metto qua finché non avrò non ne avrò altri, tanto poi facendo un'altra pratica premi che non sia con di Mario Kart 8. Questo però mi piace qui, ma mettiamo tutto così si ah no, io posso mettere quelli classici, questi, anche se stonano un po'. Qua, tutti qui. Qua c'è il Toad. Sopra la pedana. Poi mettiamo nient'altro, mettiamo i restanti software qua sotto. Mettiamo anzi questo così nel video di Majora Mask. Anzi, full box non mi piace, quindi metto qui la cartella software qua sotto. Ecco qua il menu home con qualche cambiamento, ma è il solito. Comunque, a me piacevano così. Leone, Cubic e Ninja. Comunque, questo è tutto, ci si vede nei prossimi video. Bella!